organizzato i gruppi e siamo giunti a una decisione. Purtroppo, secondo il regolamento, come dicono i consiglieri Capasso e Biagio, come altri della maggioranza che hanno questi problemi. Però voglio dire, stasera noi rimandiamo questi argomenti all'ordine del giorno. Però devo dire, sono rammaricato di questo, perché tutti sapete gli impegni che pongono per questi lavori i capigruppo, i consiglieri addetti ai lavori, per non dire il presidente del lavoraggio che fa avete appunto queste derive. Io in questi giorni sono stato qua, diciamo tutti i giorni, dalla mattina al pomeriggio, però purtroppo siamo arrivati ad oggi e incontriamo queste difficoltà. Perciò voglio chiedere a tutti quanti voi, della minoranza e della maggioranza, organizziamoci, cerchiamo di fare, vi ripeto, di sempre le stesse cose, regolamentiamo bene questa cosa, perché ciò non accada mai più. Questo deve essere l'esempio questa sera. Purtroppo, come vi dite, anche negli anni passati questo è successo sempre. E dispiace questa cosa. Io non voglio dare la colpa a nessuno stasera. Purtroppo qua abbiamo la dottoressa Ranieri, che è dell'impegno che lei profonde nel suo lavoro. La colpa è di tutti, possiamo dire di nessuno, però purtroppo deve essere preciso, dobbiamo capire un pochettino da dove vengono. Un attimo solo, chiedo scusa. Per cui voglio dire, cerchiamo di farci un esame di coscienza di tutti quanti. Sappiamo che noi abbiamo un regolamento, questo regolamento va rispettato. Fino ad oggi possiamo dire abbiamo agito anche in amicizia. Abbiamo voluto capire i problemi del ritardo, a volte qualche macchina non funziona, qualcuno è stato assente negli uffici, però adesso basta. Questo non deve succedere mai più, queste brutte figure non le dobbiamo fare, per rispetto per chi viene qua, per rispetto dei cittadini. Per cui da questo momento in poi è l'impegno di tutti, organizziamoci, regolamentiamo la cosa, organizzatevi voi negli uffici, perché questo non accada mai più. Vi ringrazio. Prego, avrei chiesto di una parola, faccio, scusami, per cui parlo io. Dipendere dal genere. Per la negligenza di qualcuno non possono avvenire queste cose. Quindi io chiedo che per esempio.
senso, faccia carico assolutamente di altri provvedimenti rispetto a persone che non hanno consentito corretta o la corretta esecuzione del lavoro del Consiglio Comunale. Grazie. Presidente, no, sono il segretario, non so se, visto che ci ha fatto questa premessa, il fatto del gettone di presenza, io non so se ora possiamo votare adesso della rinuncia al gettone di presenza per questa seduta del Consiglio Comunale. Lo chiedo al segretario, se no lo facciamo per iscritto, non lo so. Questa seduta mi piace, non ce la ricordo di presenza. Può rinunciare. Ho chiesto se si poteva rinunciare, se si può rinunciare, personalmente penso che siamo d'accordo tutti a rinunciare oggi. Non saprei se può essere sincera a rispondere. Come momento la votiamo al solito. Consigliere La Pietra. Grazie Presidente. No, volevo giusto a titolo di ulteriore chiarimento in questa spiacevole situazione. Non sono e non voglio essere un inquisitore, sono una persona che rispetta tutti, rispetto i ruoli e il lavoro di tutti. Volevo aggiungere a quanto capitato questa sera che noi come consiglieri stiamo vivendo situazioni di disagio notevoli, anche in merito alle commissioni di cui facciamo parte. Non ultimo, l'ultima commissione nostra che faccio parte insieme al consigliere Simonetti, Iovino e Saggese, addirittura i funzionari invitati non si sono nemmeno degnati di fare una telefonata e di dire guarda che io non posso partecipare a questa riunione per questo impegno. Per quanto è di mia competenza, lo dico in quest'aula pubblicamente, se avrò l'occasione denuncerò se ci sono responsabilità chiunque per omissione di atti di ufficio. Grazie, perché mi sono scocciato. Grazie a lei. Questo momento che io ripeto mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo adesso, negli ultimi anni c'ero riuscito e appena si è insediato io l'ho chiesto anche in conferenza di capire, facciamo in modo almeno che gli altri siano tutti pronti, quelli che non sono pronti non arrivano proprio in consiglio, non si può, e io sollecito ancora questi, volevo avere il regolamento, benissimo, invito di nuovo Maria Rosaria, Rosa Maria, anzi sbaglio sempre il nome, di affrontare subito queste modifiche in modo che questo non succeda più. Però ripeto, se questo è possibile facciamo, perché se no lei, prossimo consiglio comunale, si troverà comunque sempre con degli atti che non sono pronti, manca il parere dei revisori, manca la firma dei funzionari, manca il progetto allegato, manca sempre quasi tutto. Ma è un consiglio che le do, quindi io spero che la accolga. Grazie. 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 Un attimo solo, no, la ragione, mi sono dimenticato di farla. Se era possibile, per il prossimo consiglio comunale inserire la mia dimissione dalla commissione affari generali e inserire l'avvocato Crispo no, per inserire al prossimo consiglio comunale la sostituzione si vota la prossima, vabbè, dicevo l'avvocato, no, è della prossima, eh no, non è la deriva.